Salve a tutti, in questo video di oggi ci teniamo a fare qualcosa di un pochino più pratico rispetto a quanto abbiamo visto finora. Oddio, finora di cose pratiche ne abbiamo fatte perché comunque qualche esercizio l'abbiamo fatto assieme, però volevo farvi vedere perché è importante vedere come funzionano le matrici e i prodotti tra matrici. Perché sono applicabili ad esempio ad operatori quali, non so, le rotazioni, le trasformazioni, non so, simmetrie, inversioni, scaling, eccetera. E in particolare, se vi ricordate dalle prime lezioni, per come avevamo definito, scusate, gli assi cartesiani, avevamo definito, beh, gli assi erano x, y e z, a cui ho associato i versori i, j e k, giusto? Facciamo un piccolo ricapitolo. Secondo che disegno gli assi. Allora, questo qui diciamo che è x, questo qui è z e questo qui è il nostro y. Poi, se voi chiamate questo qui y, io lo chiamo x, beh, non cambia moltissimo, nel senso, l'importante è che ci prenda un sistema di riferimento e si sia coerenti in quello. Allora, come vi ricorderete, a un qualsiasi punto P io posso associare un versore che collega l'origine. È un versore, un vettore, scusate, che collega l'origine al punto P, che io chiamerò vettore P. E come vi ricorderete, questo vettore può essere scomposto nelle varie componenti che saranno Px, Py e Pz, che siano perpendicolari tra di loro, quindi questo qui sarà Pz. Poi questo di qui sarà Px. E poi adesso avete capito il trucco, ma ormai uscirà dalla testa, però io ci tengo molto a ripetere certe cose. Questo qui sarà py, e il vettore p sarà dato dalla composizione, dalla somma, quindi p sarà dato da px più py più pz, y più pz, okay. Dove ciascun px, py, pz potrebbe essere visto come la moltiplicazione di uno scalare per uno di questi tre versori, in particolare i, j e k. Allora, perché vi dico questo? Perché, visto che noi sappiamo che il punto P può essere espresso sia in questo modo che grazie alle sue coordinate, quindi potete utilizzare A, B e C, dove A, B e C sono dei numeri, proprio dei numeri banali, di cui io moltiplico il versore per ottenere Px, nel senso se Px è a volte i, ecco che io devo moltiplicare A per i per ottenere px, lo stesso anche su y e su z. Allora, perché vi dico tutto questo? Perché ad esempio, se noi se vi ricordate anche come si applicavano le matrici, quando io applico una matrice 3x3, non so, che posso chiamare A, la facciamo abbastanza simile, non so, 1, 1, 1. Questa qui è in particolare, tra l'altro, una matrice diagonale, ha un vettore, scusate, A, B e C, per le regole che vi avevo detto. Questo qui semplicemente è una moltiplicazione tra matrici, nel senso, questo qui è vero che è un vettore, però è come se fosse una matrice P, tre righe per una colonna, e questa qui è una matrice, non so, I, perché questa qui è una matrice identità, dopo vedremo perché. Scusate, ho scritto male questa I, da schifo. Questa qui, matrice I, perché che è una 3x3. Allora, uno si chiede, posso comunque farlo anche con i vettori? Posso, perché come vi ricorderete, qui io ho tre colonne e qui io ho tre righe, quindi il prodotto è definito, io lo posso fare, e che cosa otterremo? Otterremo come risultato, quindi qui avremo cosa? Una matrice che sarà una 3x3 per 1, quindi ancora tre righe e una colonna. Notare che otteniamo di nuovo un altro vettore, cioè qui in generale avrò, non so, D, E ed F. Beh, tecnicamente, visto che qui ho 1, 1, 1, qui otterrò di nuovo A, B e C. I è una matrice identità, infatti, che nel senso, se io faccio questa operazione, cioè la applico al vettore P, ottengo di nuovo il vettore P. Quindi in particolare D è uguale ad A, E è uguale a B e C è uguale ad F. Però in generale, se io qui avessi avuto dei numeri diversi da 1 su questa diagonale, avrei ottenuto un vettore diverso, ed è proprio quello che ci interessa oggi. In particolare, allora, abbiamo definito questa qui è la matrice I, questa. Adesso proviamo a vedere un pochino come funziona
Questo giochino che abbiamo appena visto, che poi, beh, tanto nuovo non è, lo saprete benissimo, però noi lo ripetiamo lo stesso. Allora, se noi definiamo ad esempio una, non so, la chiamiamo R, che sta per riflessione. Allora, noi definiamo una matrice fatta così, non so, 1, meno 1, meno 1 e poi tutto il resto 0. Ricordate che io ho detto che appunto le matrici diagonali sono particolarmente interessanti, perché fanno questi giochi e sono facili da utilizzare. Comunque, se applico di nuovo questa matrice a questo vettore, ok, sarà A, B e C, allora che cosa ottengo? Ottengo ancora un vettore, perché è ancora una 3x3 che moltiplica una 3x1, e quindi io ottengo di nuovo un 3x1, quindi un altro vettore. E vediamo che cosa. Vediamo di calcolarci questo vettore. Allora, abbiamo detto nella prima posizione, quindi prima riga e unica colonna, ovviamente. Quindi cosa c'è qui? Qui cosa ci sarà? Allora, 1 che moltiplica A, giusto? Perché la moltiplicazione è sempre riga per colonna. Quindi io qui, scusate, quindi io qua avrei, in questa posizione, avrei 1 per A. Poi avrei, visto che devo fare riga per colonna, quindi devo fare tutta questa riga per tutta questa colonna che sto sottolineando in rosso. Allora, 1 per A e l'ho fatto e viene A. Poi avrei 0 per B e quindi più 0. E poi avrei ancora 0 per C, quindi di nuovo più 0. E questa riga qui è finita, questa colonna qui è finita, chiudo. E poi vediamo che cosa c'è allora. Il primo elemento del nostro vettore nuovo l'abbiamo trovato e sarà di nuovo A. Perché qui c'è un 1. Adesso vediamo anche cosa succede quando io cerco il secondo termine del mio vettore, quindi quello della riga 2 è l'unica colonna. Quindi devo moltiplicare, come vi ricorderete, mai vi uscirà dalla testa, questa riga qui che sto sottolineando in azzurro per il vettore colonna qui. Quindi riga colonna. Adesso cosa sarà? 0 per A che fa 0. 0 per A. Più avrò meno 1 per B che fa meno B e poi di nuovo 0 per C che fa ancora 0 e quindi avrò come secondo termine qui avrò meno b. Meno b. E adesso vediamo cosa succede con la terza colonna. Adesso ormai abbiamo capito, i primi due fanno 0, quindi sarà 0 più 0 e poi ci sarà l'unico che conta, che tocca la c, perché questi due zeri andrebbero ad influire su a e su b, però sono 0, quindi a e b no, non contano. Avrò l'unico che è il meno 1, questo qui, che andrà a moltiplicarsi a questa c, quindi avrò un bel meno c. E quindi qui che cosa mi si origina? Qua 0 più 0 meno c fa meno c. E adesso guardiamo questo vettore qui che chiamiamo, non so, p' e lo confrontiamo invece con il vettore p che era questo. Vettore p risulta, scusate, a, b e c. Notiamo che i due vettori sono molto simili perché sono sempre A, A, meno BB, meno CC, cioè già se noi ne calcoliamo il modulo, vediamo subito che il modulo è lo stesso, cioè scrivo qua in alto adesso, scusate, se io faccio modulo di P, che cosa risulta essere? Risulta essere, facciamolo al quadrato, A quadro più B quadro più C quadro. E se io faccio invece il modulo di P', cosa risulta essere? Sempre, visto che comunque quando io levo al quadrato il meno se ne va, risulta sempre essere a quadro più b quadro più c quadro. Però non sono proporzionali, infatti se io moltiplico ad esempio, cioè a e a sono uguali, quindi ci dovrebbe essere, c'è un operatore di identità per trasformare questa a in a, io moltiplico a per 1 e ottengo a. Però quando io voglio trasformare b, meno b in b e meno c in c dovrei moltiplicare per meno 1, quindi non esiste un numero che moltiplicato per tutti questi tre valori mi dà tutti questi tre valori di qua. Quindi i due vettori non sono nemmeno proporzionali, quindi non hanno la stessa direzione. Non ce l'hanno. Però, come vi farò vedere adesso, magari vado in pagina nuova perché qua c'è un po' di casino, sono legati da un'operazione di simmetria. In particolare io ho applicato una riflessione e adesso andiamo a vedere perché. Ok, scusate, avevo bisogno di un po' di tempo per disegnare un sistema di assi cartesiani decenti, visto che ho una penna abbastanza stupida. Allora, dunque, questo qui è il nostro sistema di assi cartesiani, quindi asse Z, X, questo qui è l'asse Y. Allora, vediamo dove ci portava il vettore P. Il vettore P aveva coordinate A, B e C. Quindi
Quindi in generale, adesso faccio, no, questo qui, poniamo che sia il vettore A, quindi ci porta qui, da qui a qua, che è parallelo all'asse delle x, infatti è qui. Poi avrò, non so, il vettore B che va da questa parte, questo qui è B, la penna si continua a fare sentire, e poi avrò il mio vettore C che è invece parallelo all'asse delle z e mi porta verso l'alto, quindi andrò di qui, e questo qui è C. Allora, il nostro punto sarà presumibilmente. Beh, adesso purtroppo non è molto facile da fare capire, quindi se non lo capite siete più che giustificati, comunque il nostro punto sarà circa qui, il mio disegno è terribile, lo so. Allora, sarà qua, quindi il nostro vettore P va da questo punto fino all'origine, quindi sarà questo il nostro vettore, okay? È inclinato, lo vediamo particolarmente corto perché... perché sono ruotati in maniera un po' strana gli assi. Comunque il nostro punto è qui. Adesso vediamo invece dove sarà il nostro punto P'. Lo traccio in, vediamo che colore si può usare, toh, verde chiaro. Allora, il nostro punto P' avrà A ancora A, quindi già c'era su un piano parallelo agli assi Y e Z, passante per questo punto di qui. Però C diventa meno C, quindi io devo scendere di quanto sono salito qui, di qui devo scendere, quindi andrò, non so, circa qua. Questo qui potrebbe essere meno C. Meno C. E poi invece B diventa meno B. Qui, cioè B diventa meno B e C diventa meno C. Ecco che io di fatto, ormai avrete capito il gioco, ho applicato una rotazione, perché dunque A rimane questo. C scende e B va dall'altro lato, quindi va di qui, meno B. Ok. E adesso vediamo dove va a finire il punto. Se vi fidate, vi posso dire che è una rotazione. Comunque, qui traccio la parallela, qui scendo, ecco che il nostro punto P' è qua. Ed è... è ancora, beh, non si vede moltissimo, però comunque giace sullo stesso piano che passa per questo punto parallelo agli assi Y e Z. In particolare io è come se avessi applicato una rotazione e questo punto P giallo l'avessi ruotato di 180 gradi utilizzando come asse questo, l'asse X, e l'avessi portato nella sua nuova posizione. Probabilmente in tre dimensioni non si capisce molto. Adesso magari vi faccio un esempio in due dimensioni, tanto vi posso assicurare che il discorso si estende benissimo anche in tre. Quindi andiamo a pagina nuova. Purtroppo sono limitato sia dalla penna che dal programma. Comunque adesso proviamo in due dimensioni. Quindi trascuriamo per il momento il nostro asse Z e lavoriamo soltanto su x e y. Quindi non so, il nostro vettore, lo chiamiamo A, avrà componenti A e B. E quindi non disegno nemmeno il terzo asse. Quindi ci mettiamo sul piano x, y. Ecco che se questo qui è A e questo qui è B, il mio vettore A mi porta da qui a qua. Questo qui è il vettore A. Non facciamo confusione tra il vettore A, che è sopra la freccina, e A, che è la coordinata parallela all'asse X del punto P. Comunque, adesso vediamo di farci qualcosa. Dunque, se io applico, e rivediamo, una matrice identità, diciamo. Allora, prima l'avevamo scritta così ed era una 3x3, perché eravamo in tre dimensioni. Adesso però ci basta scriverla in questo modo. Ci basta scriverla come 2x2, quindi 1, 1, 0, 0, ok? Questo qui non guardiamolo per il momento, comunque vi assicuro che non cambia niente in tre dimensioni. Adesso lo cancello, ok. Qua noi applichiamo questa di qui che è ancora la matrice identità, quindi vediamo che tutto funzioni effettivamente. Questa qui è la matrice identità, ok? La applichiamo al nostro vettore A e B. Beh, niente, ancora una moltiplicazione tra una matrice che è una 2x2 per una matrice che in realtà è un vettore colonna, che comunque è un 2x1. Quindi
la posso sempre fare perché in particolare questo numero è uguale a questo. Quindi otterrò ancora un vettore colonna 2x1 perché la dimensione del risultato è data da questi due numeri, quindi questo qui sarà ancora un 2x1. E come sarà fatto? Allora, calcoliamoci il primo elemento della prima riga. Quindi sarà un 1 per A che fa A più uno 0 per B che fa 0, quindi rimane soltanto A. Perché questo 0 permette a B di non parlare, B non influisce nulla in niente perché qua ho uno 0 e allo stesso modo sotto avrò uno 0 per A che fa 0 e un 1 per B che fa B. E quindi ecco che il mio vettore non è stato modificato. E adesso vediamo di fare una matrice simile a quella che avevamo fatto prima. Quella che avevamo fatto prima era una 3x3, io spero che anche la 2x2 vi vada bene lo stesso, ma comunque la 3x3 non cambia assolutamente niente e la facciamo così, 1. Meno 1 e gli altri sono degli zeri. Questo qui si può vedere adesso molto più facilmente che è una matrice di rotazione di 180 gradi o di riflessione. Comunque, quando io applico questa matrice R il mio vettore colonna A e B, che cosa ottengo? Allora, applico. E questo qui è ancora una 2x2 per una 2x1, quindi otterrò di nuovo un vettore colonna 2x1. Che cosa ci sarà come primo elemento della prima colonna? 1 per A che fa A, 0 per A, no, 0 per B, scusate, che fa 0, quindi B non parla di nuovo, e poi qui, quindi al secondo elemento del mio vettore colonna, avrò un 0 per A che non lo fa influire, e un meno 1 per B, quindi qui ottengo meno B. Ecco, adesso guardiamo questi due vettori, perché questo qui è un vettore, mettiamo il vettore P questo, no, l'abbiamo chiamato vettore A, scusate. Che schifo, scusate. Vettore A. E questo qui è un vettore che è diverso dal vettore A, che chiameremo, non so, vettore B. Comunque P e P', comunque come volete. Adesso andiamo a vedere dove mi porta, perché se A mi portava in P, dove mi porta B, visto che è diverso? Lo vediamo subito. Allora prendiamo i colori. A rimane lo stesso, perché A e A non sono cambiati. E quindi rimango da questo lato e semplicemente mi sono spostato lungo l'asse delle y, quindi lungo questa linea che sto tratteggiando. Dove sono finito? Sono finito precisamente, allunghiamo un pochino questo asse. Ok, sono finito precisamente in meno b e quindi dove sono finito? Sono finito qui, perché se questo qui è b, questo qui, boh, all'incirca è meno b, meno b. Il mio punto P' a cui vengo portato applicando il mio vettore B, quindi se questo qui era A, questo qui è il mio vettore B che abbiamo trovato applicando questa matrice R al mio vettore colonna A, è nient'altro come se io avessi ruotato il mio punto di 180 gradi, perché attorno a questo asse qui X. Attorno a questo asse X, io l'ho ruotato di 180 gradi e l'ho portato qui. Cioè, in particolare, notare che la componente parallela all'asse di rotazione non viene toccata proprio perché è in posizione speciale rispetto a quell'asse e quindi non cambia nulla. Scusate un secondo che mi stanno chiamando. Ok, eccomi qui, scusate ancora. Ecco, come abbiamo visto, queste matrici diagonali, quindi con tutti gli elementi nulli tranne quelli che stanno sulla diagonale principale, dove ho degli 1 e dei meno 1 sono delle matrici di rotazione. Ad esempio, proviamo a vedere una matrice fatta in questo modo. Anzi, facciamo una pagina nuova, guardate. Una pagina nuova. Okay. Proviamo a vedere che cosa compie una matrice, beh, sempre 2x2, comunque vi assicuro che nel 3x3 non cambierebbe nulla, dove io metto tutti meno 1 sulla diagonale principale. Allora, e la applico sempre al solito vettore A e B. Vediamo che cosa succede. Qui è sempre prodotto. Questo qui è sempre una 2x2, questo qui è sempre una 2x1, quindi otterrò ancora un vettore colonna 2x1. Che cosa succede? Meno 1 per A mi dà meno A. Meno 0 per B niente, quindi non si parlano perché ormai vi sarà chiaro perché che se la matrice è diagonale parlano soltanto le componenti lungo la diagonale e le altre no. Come secondo valore di questo vettore avrò di nuovo meno b. Quindi ecco che se noi rappresentiamo di nuovo sull'asse cartesiano questi due vettori, che cosa otteniamo? Allora, questo qui sono le x, questo qui sono le y. Allora, il nostro vettore, questo qui lo chiamiamo to, vettore p. Allora, il nostro vettore p avrà componenti a e b e ci porta qui. Questo
il punto P, questo qui è il vettore P che mi congiunge l'origine con il punto P qua. Adesso vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Questo qui lo chiamiamo vettore P' e vediamo dove ci porta. Lui ci porta esattamente in meno A e in, scusate, in meno B. Quindi qui, meno B. Cioè qua. Ecco che questa di qui è ancora, beh, se vogliamo, sarebbe una rotazione del punto P attorno all'asse Z. L'asse Z, adesso ve lo indico in rosso, sarebbe questo punto di qui, sarebbe perpendicolare al foglio, cioè vabbè, allo schermo uscente in questo punto, cioè che viene verso i vostri occhi. E una matrice fatta in questo modo è una rotazione del punto P di 180 gradi attorno all'asse Z. Oppure, beh, lo potremmo anche vedere come una riflessione di P rispetto all'origine, ma mi piace di più vederlo come rotazione. Comunque, in generale, allora spero che vi fidiate che comunque le matrici fatte di rotazione di 180 gradi, o comunque beh, rotazioni e riflessioni alla fine dipende sempre un pochino tra proprie e improprie. Ad ogni modo, quando io ho in generale in una matrice 3x3, quindi non so, 1, meno 1, meno 1 e il resto 0, ruoto attorno all'elemento che non è, che è 1, cioè in questo caso io sto ruotando attorno all'asse X, che era il caso, adesso proviamo ad andarlo a riprendere, che era questo caso di qua. Cioè, no, scusate. Era questo caso di qui, 1 meno 1 meno 1, io sto ruotando attorno all'asse X. Infatti qua avevo appunto ruotato il punto P e portandolo nel punto P', ruotandolo attorno all'asse X. Quindi qui, in generale comunque una rotazione, queste qui sono tutte rotazioni di 180 gradi, quindi uno dice beh, bella storia, è facile. Ecco, adesso infatti vi faccio vedere un pochino più difficile una rotazione che non sia solo di 180 gradi. Non vi spiego com'è che si fa a ricavare, però spero che voi vi fidiate che una matrice di rotazione di un angolo teta, quindi qui ci mettiamo un bel teta, tecnicamente in cristallografia, vabbè no, lasciamo stare la cristallografia. Allora, una rotazione così in uno spazio tridimensionale è una matrice 3x3 che è data da questa struttura, coseno di teta meno seno di teta è 0. Poi qua ho seno di teta, coseno di teta e di nuovo 0, e poi qui ho 0, 0, 1. Una matrice fatta in questo modo è nient'altro che una rotazione attorno a questo numero, che è il terzo elemento della terza colonna o della terza riga, che corrisponde all'asse Z. In particolare, quando io moltiplicherò questo per un vettore colonna, stavolta di tre elementi A, B e C, beh, se volete ve lo facciamo assieme, però vi posso assicurare che l'unico elemento che non viene toccato, che è proprio a causa di queste righe e colonne solo di zeri con un 1, è proprio C, nel senso che A e B verranno mescolate tra di loro e quindi avrò una rotazione. Invece C è in posizione speciale, non viene toccato e quindi la rotazione appunto è lungo l'asse Z. Se volete adesso proviamo a vedere un pochino come viene. No, scusate. Aspettate un secondo. Ok, scusate, ho avuto un problema di software. Comunque, allora, quando io applico questa matrice a questo, vediamo che cosa si ottiene. Allora, dunque, questa qui è ancora una 3x3, questo qui è un 3x1. Otterrò un 3x1 di nuovo. Quindi, beh, naturalmente un punto viene portato in un punto, quindi è ovvio che qui si ottenga di nuovo un vettore che è simile a quello di partenza. Quindi sarà ok. Vediamo come si vanno a calcolare i vari elementi. Quindi qui l'elemento A 1 1. Quindi A 1 1 da che cosa sarà dato? Sarà dato da coseno di teta per A, quindi A cos di teta. Poi meno seno di teta per B, meno sen teta per b, e poi 0 per c, c vi ho detto che non viene toccato, 0. Poi a 2 1, che schifo questo a che aveva fatto, okay. A 2
2, 1. Da che cosa sarà dato? Da seno di teta per A. Quindi A seno di teta. E poi da coseno di teta per B. Quindi più B cos teta. Più 0. Infatti C non viene toccato perché qua c'è lo 0. Più 0. Poi terzo elemento che sarà A 3, 1. Da che cosa sarà dato? Vediamolo subito. 0, 0, 1. Quindi 0 per A fa 0, 0 per B fa 0, 1 per C fa C. Quindi questo qui è C. Ecco che, come possiamo vedere, allora, se questo qui era il vettore di partenza, non so, lo chiamiamo P, che era A, B e C, ecco che il vettore d'arrivo, che chiameremo P', sarà cosa? Allora, A cos teta meno B sen teta, e poi qui avrò A sen teta più B cos teta, e qui C. Notate che per l'appunto, quindi se non vi fidavate adesso dovreste fidarvi, che C non è stato modificato, cioè non, visto che Z è l'asse di rotazione, questo elemento fa in modo che C, che è il vettore parallelo all'asse Z, non viene toccato, proprio perché se io ruoto attorno a un asse, tutti i punti che giacciono su questo asse, per forza di cose, non possono venire spostati. E in generale invece gli altri due si sono mescolati tra di loro, perché notare che fino a prima A e B non comparivano mai all'interno della stessa riga o colonna. Invece adesso sì, cioè se vi ricordate, prima A diventava meno A, B diventava meno B. Invece ora ho nel primo termine che oltre ad avere qualcosa in funzione di A, e vabbè dell'angolo di rotazione, ho anche devo sottrarre un pezzo che è in funzione di B. Comunque in generale questa di qui è una rotazione, c'è poco da fare. Niente, con questo io concluderei questa prima parte sulle simmetrie e vi lascio alla prossima volta, dove andremo avanti ancora su questi argomenti. Se non sono stato chiaro o se volete dei grafici più precisi, fatemelo sapere che nel caso ripeterò parti di questa lezione.